Ciao, siamo nel periodo dei carciofi, quindi approfittiamo di questi bei carciofini che ci sono adesso, anche carciofoni. Facciamo un bel risotto con la crema di carciofi. Andiamo subito con gli ingredienti e con il procedimento. Gli ingredienti per la ricetta di oggi sono i seguenti. Allora, carciofi, in questo caso ne ho presi 4 carciofi. Io sto cucinando per 2 persone. Del parmigiano, del grana. Il riso carnaroli, guardate che bello, eh? Devono essere bei chicchi. Poi aglio, prezzemolo, una noce di burro, sale, pepe, olio d'oliva e un mezzo bicchiere di vino bianco. Ok, andiamo subito con tutto il procedimento. Allora, come primo passaggio andiamo a pulire i carciofi. Chiaramente eliminiamo tutte le prime foglie, quelle più dure, finché non arriviamo a quelle più tenere che si trovano sotto. Ecco qua, vedete? Adesso è la stagione dei carciofi. Il gambo, ricordatevi di non tagliarlo del tutto perché è il più saporito. Poi andiamo a pulire bene il gambo. Togliamo l'eccesso delle foglie che abbiamo tolto all'inizio finché non arriva tutta la polpa sotto. Ecco, guardate qua, che belle. Andiamo a tagliare. Vedete, il carciofo bello pulito e lo andiamo a dividere in due. Poi se c'è quel po' di peluria che si chiama la barbetta, non facciamo altro che toglierla. E mettiamo, divido ancora il carciofo a metà e lo vado a mettere nell'acqua e limone. Io tolgo questa barbetta perché poi dopo nel riso o nella pasta o quelle che sia può dare un po' di fastidio. Ecco qua, vedete? Tagliamo i carciofi belli freschi a metà e li andiamo a mettere nell'acqua e limone. Allora, in una padella facciamo un giro d'olio e mettiamo i 2 spicchietti d'aglio. Facciamo scaricare il profumo dell'aglio nell'olio. Allora, i carciofi sono stati tutti puliti e messi nell'acqua e limone. Si mettono nell'acqua e limone per non farli diventare neri. Vedete che bel colore che rimane? Tutto il colore naturale. Ecco qua. L'aglio ha scaricato tutto il suo sapore nell'olio e adesso andiamo a toglierlo. Lo togliamo. Fate attenzione all'acqua. Facciamolo cuocere un pochettino. A metterci un po' di pepe e un po' di sale. Facciamo mezzo mestolo di brodo che abbiamo già preparato. Ecco qua. Li copriamo e li facciamo cuocere almeno un 10-15 minuti. I carciofi sono quasi cotti. Vado ad aggiungerci un pochettino di prezzemolo. Facciamo insaporire un pochettino e dopo spegniamo. Guardate che belli, eh? Guardate che belli che sono. Guardate che bella cremina, un bel sughetto. Spengo. Vado a prendere 2 o 3, giusto per fare la guarnizione al piatto dopo. Eccoli qua. Con un gambetto. Questi sono i migliori gambetti. Poi prendiamo tutto e li mettiamo dentro un pentolino.
Ecco qua. Mettiamo tutto il sughetto che contengono i carciofini, i carciofi. Adesso prendo mezzo mestolo di brodo e lo vado ad allungare così, un pochettino. Ecco qua. Abbiamo fatto la cremina di carciofi col frullatore a immersione. Adesso faccio vedere più o meno la consistenza che deve essere. Guardate qua, vedete? Bella liquidina, né troppo liquida e né troppo densa, che questa dopo si va a amalgamare col riso. Allora, dove abbiamo cucinato i carciofi, faccio un altro giro d'olio. Andiamo a metterci un po' di cipollotto. Facciamolo rosolare un attimino e ci andiamo a metterci il riso. Allora, prima negli ingredienti mi sono dimenticato di elencare la cipolla, un po' di cipollotto, una cipolla fresca così. Ecco qua, la cipolla è ben rosolata, adesso andiamo a tostare il riso. Facciamolo tostare bene. Ecco qua, il riso è ben tostato, adesso andiamo ad aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco. Facciamo evaporare tutto l'alcol del vino. Ecco. Allora, l'alcol del vino evaporato. Adesso andiamo ad aggiungerci un po' alla volta il nostro brodo che abbiamo già preparato precedentemente. Ecco qua. Adesso non dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare che il riso si cuoce lentamente con i brodi che aggiungiamo ogni volta che si asciuga, finché non arriva la cottura giusta. Allora, il riso manca un 5 minuti per la fine della cottura. Adesso prendiamo la cremina che abbiamo fatto e andiamo a metterla dentro il riso. Mamma mia, che profumo! Ecco qua. Adesso facciamo amalgamare bene tutto il composto finché non prende una consistenza ideale per il risotto. Il riso è quasi pronto, è quasi fatto. Vedete la consistenza che c'ha? Guardate qua, vedete? Bello, cremoso. Adesso ci aggiungiamo una noce di burro. Spengo il fuoco e poi vado ad aggiungere un po' di parmigiano o grana, quello che sia. Ecco qua, bello, abbondante. Facciamo amalgamare il tutto, così diventa ancora più cremoso. Ecco qua, il riso è pronto. Ha preso la sua consistenza ideale. Guardate qua, vedete che bella? Vedete? La consistenza proprio ideale per il risotto. Ok, adesso andiamo a impiattare. Guardate che bello, eh? Proprio eccezionale. Adesso andiamo a metterci sopra i nostri carciofini come decorazione. E per completare, ecco qua.
giusto per fare un po' di colore al piatto. Guardate che bello. Questo è il nostro risotto con crema di carciofini. Adesso andiamo ad assaggiare, che è il momento giusto, il momento più bello. E ci mettiamo su una bella spolveratina di pepe. Ed eccoci qua, il nostro piatto di oggi è pronto. Guardate che bello, ha un profumo. Questo è il nostro risotto con la crema di carciofi. Cosa dire? Andiamo a assaggiare? Voi come l'assaggiate? Con la forchetta o col cucchiaio? C'è sempre il punto interrogativo, ma io lo uso sempre la forchetta. Mamma mia. Fate questa ricetta perché veramente merita. Guardate che bella densità che c'ha il risotto. Chiaramente bollente. È troppo buono. Mamma mia, non immaginavo che veniva così. Eccezionale, non perché l'ho fatto io, ma fatelo anche voi perché veramente è favoloso questo piatto. Tutto il carciofo che ho frullato con il frullatore a immersione è venuto proprio una cremina che non si sente neanche sotto al palato. Si scioglie in bocca, la cottura del riso è perfetta, è solo da mangiare e gustarlo con passione. Ok, se vi piace questo mio piatto di oggi, questo bel risotto alla crema di carciofi, mettete un bel like al mio canale, se vi fa piacere, io ho piacere. E iscrivetevi sempre al mio canale, evidenziate sempre sulla campanellina, la cucina di Guido. E cosa dire? Grazie per la visione e spero che voi lo fate e mi fate sapere, perché veramente un buon piatto. Ok, grazie e alla prossima. Ciao.